Ciao, io sono Johnny95 e oggi siamo su Minecraft. Allora, in questo episodio vi mostrerò una semplice fattoria, da come appunto dice il titolo. La pecora marrone è perché l'ho trovata qua che girava il zonzo, ho detto vabbè, la prendiamo, la portiamo dentro. E così poi ci faccio la farm di pecore e ho la pecora marrone. Naturalmente dovrò cercarne di realizzarne un'altra in modo da poter riprodurre le pecore marroni. Perché in questa mappa qua che ho in mano non c'è la giungla, c'è il bioma del ghiaccio compatto, però la giungla non c'è. E quindi devo, o vado a esplorare per cercare la giungla, oppure trovo la pecora marrone così a caso. Quindi, però tanto la giungla devo trovarla per forza, perché poi mi serve l'anguria, mi servono gli animali che ci sono al suo interno. E varie cose e il cacao anche e ovviamente riprodurre anche gli alberi di giungla, quindi ci sono un sacco di cose nella giungla, anche il bambù e sì, mi serve la giungla, però non so come trovarla al momento, quindi dovrò andare poi in futuro in esplorazione, ma oggi non parliamo di questo. Allora vabbè, qua c'è il mio cane qua davanti che mi aspetta ed è paziente, buono. Qua posso dormire? No, non posso dormire perché ci sono mostri nelle vicinanze. Qua posso dormire? No, qua non posso dormire. Qua posso dormire? Ok, qua sì. Saranno gli affogati che mi rompono le scatole lì sotto. Ok, perfetto. E vabbè, ho fatto. Vabbè, vi mostro che ho fatto anche la farm di carote. Ovviamente stesso tetto, stessa copertura, stessa forma del ponte del grano che ho fatto dall'altra parte. Stessa forma della farm, del quadrato. E a parte per il tetto, che il tetto l'ho fatto tutto in quercia invece di farlo mezzo quercia e mezzo acacia, ma è per variare un po'. Poi ho messo le carote, ho piantato le carote ovunque e naturalmente le sto farmando qua, vedete che ho già un po' di carote e piano le farmo e mi riempio la doppia cesta che c'è qua. Poi vabbè, la farm di pecore non ve la faccio vedere adesso, ve la farò vedere poi quando è completa. Non è, le farm che faccio qua sono leggermente più piccole di quelle che facevo nella prima stagione, perché nella prima stagione avevo tutto vicino ed era molto più facile ed era tutto molto diverso sicuramente. Ma qua vi faccio vedere che ho lasciato la porta aperta intanto, quindi errore mio. Vabbè, ho fatto questa costruzione che praticamente c'ha il contorno fatto in quercia e tutto con il tronco tagliato, così è venuto un contorno diverso. Tanto qua voglio che l'albero non mi tocchi la costruzione. Ah, mela, ok. Perfetto. Poi ho fatto il contorno superiore di betulla, il contorno inferiore di quercia, poi ho fatto quello centrale mezzo betulla e mezzo quercia per fare una separazione, una frammentazione, sì, anche là però una separazione diversa fatta a scacchi, là invece fatta a zigzag, e poi naturalmente c'è il vetro perché è normale c'è il vetro. Poi noi adesso andiamo dentro, ci sono le porte fatte in betulla, doppia porta per essere più simmetrico. Poi ho fatto il tetto in lastre di ciottoli, di pietrisco, e poi ho fatto l'interno di tutto di lastre di quercia. Il pavimento ho fatto invece lastre di quercia intorno e lastre di betulla interno. Poi ho messo un po' di torce ovunque per non far spawnare mob e robe varie brutte. E qui vabbè ce ne sono le doppie ceste, che sono le doppie ceste che si riferiscono agli animali in questione, questi qua animali qua. Questo è per i maiali, poi c'è quello per i polli e quello per le mucche.
Ovviamente questa fattoria è più piccola della versione che ho fatto nella stagione 1, ma lì avevo tutti gli animali più a portata e quindi riuscivo a farla più grossa. Qua, siccome ho fatto fatica a trovare questi tre animali, l'ho fatta solo per loro e va bene così. Quando troverò gli altri animali, ci farò la casetta per loro. Ma per ora devo adeguarmi agli animali che trovo perché ho questi qua vicino. E praticamente qua ci sono gli animali e qua invece il loro mangiare, quello che possono mangiare loro. Infatti tutti i semi che ho in più li metto tutti qua, così ho una cesta dove buttare i semi, perché sennò o li butto via, cosa che odio gli sprechi. Oppure li metto in una chest dentro, ma probabilmente quando farò l'inventario, il deposito, poi il magazzino, ci farò poi le chest, farò anche la sua chest. Qua, allora, praticamente qua ci sono i maiali, tre maiali che ho trovato, due maiali per fatti di produrre, quindi sono tre, e qua ci stanno i polli, che si sono moltiplicati, ma è giusto per avere gli animali a portata, poi dopo solamente per diciamo avere dei vicini animali. Qua ci stanno le mucche e basta. Qua ho fatto il ricintro di tutte e tre in betulla, il contorno in lastre e il pavimento in lastre di betulla. E questa è la farm, ho messo un po' di torce sulle recinzioni in modo da fare luce e da non far spawnare mob o robe varie dentro. E questo è tutto, questa è la... Non guardate questa ve la farò vedere nel prossimo episodio. Allora... E questo è tutto, questa è la farm che vi ho fatto vedere, non so il video quanto è durato, però spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, un commento per darmi la vostra valutazione e dirmi le vostre opinioni se il video li sto facendo bene oppure potrei migliorare in qualcosa. Condividete il video più tardi che la crescere, iscrivetevi al canale se nuovi e noi ci vediamo nel prossimo video.